Chiaramente è passato molto tempo prima che effettivamente i mercati accelerassero a ribasso, perché l'hanno fatto sostanzialmente nel mese di ottobre, quindi da febbraio 8 mesi dopo, però quella discesa di febbraio è stata, ha mostrato una dinamica di prezzo per escursione in termini di punti, per velocità di discesa, che nei 2 anni di mercato rialzista, quindi a partire dal 2016, circa metà 2016, primavera 2016 per gli americani, fino al 2018, fino all'inizio 2018, una dinamica di prezzo che non si era mai vista, quindi qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, quell'equilibrio di forze rialziste che predominavano sulle forze ribassiste ad un certo punto si è rotto. Chiaramente poi la distribuzione è stata lunga, è durata settimane, è durata mesi, poi però quello che è successo a febbraio i mercati non se lo sono dimenticati, ed effettivamente io faccio segnare quel momento, quel febbraio 2018, come inizio del mercato ribassista che tuttora stiamo vivendo. Tra l'altro Unicredit è proprio tornato su quei livelli del 2016, dell'estate 2016, da dove è partito il trend rialzista che l'ha accompagnata per quasi 2 anni fino ai fatidici 18 euro. Anche su Unicredit è stato palese come da agosto del 2017 addirittura fino ad aprile di quest'anno il titolo non abbia fatto altro che creare dei massimi, una serie di massimi, non riusciamo nemmeno a contarli, guarda, sulle dita di una mano, ne servono 2, in area 18 euro. Tanti massimi in area 18 euro era un segnale. Non essere riusciti a superare 18 sì. euro dava qualche segnale, sì. Poi il vero segnale è stata la rottura dei... ci sono state tante di rotture che sì. avevano indicato la possibilità di una discesa, soprattutto quella dei 15 euro, dove poi insomma c'è stata una base di compressione poco sotto i 15 euro, e anche questo, come sui 18 euro, non dava nessun tipo di segnale positivo. Non riusciva a rimbalzare più in alto dei 15 euro. Ulteriore sì. segnale negativo, signore, la rottura proprio del 10,75 di oggi, se chiudiamo sotto il 10,75 è facile che per Unicredit andiamo a rivedere i minimi, quelli che indicavi tu del 2016, stiamo parlando del 9,36, beh in realtà c'è magari qualcosina a 9,67 prima, tura 8,5 anche sì, chiaramente sono io sì, ci sì. vado per gradi, 9,67, 9,36 e poi abbiamo l'8,45, 8,50 che sono 8,60 sono i minimi di luglio del 2016, sono i livelli, e quello è meglio che non li buchiamo a ribasso, perché se buchiamo pure quelli lì a ribasso le cose non si mettono, perché siamo su nuovi minimi, sarebbero minimi, siamo vicini ai minimi storici del titolo, esatto. Tra l'altro sono questi prezzi ai quali nel 2016 Unicredit ha fatto l'ultimo aumento di capitale, quindi tutto il guadagno, tutta la salita del titolo, che è proprio partita in concomitanza dell'ultimo aumento di capitale, è stata sostanzialmente totalmente annullata. Chiaramente sono livelli interessanti per un'ottica di lungo periodo, per un investimento di lungo periodo, però a mio avviso dopo una discesa così forte, senza alcun tipo, più che forza ribassista, io in questa discesa ho notato una mancanza di forza rialzista, quindi quello che voglio aspettare, questo in ottica di lungo periodo, quindi sto parlando magari a chi è più un cassettista e quindi ha l'ottica più da investitore di lungo periodo, voglio chiaramente vedere una riaccumulazione, una base di ripartenza su determinati valori che possono essere i 10 euro circa per il titolo Unicredit, un po' quello che ha fatto durante tutta l'estate del 2016, dove con minimi leggermente crescenti a mano andava appunto a riaccumulare in area 10 euro circa, e dopo ben più di 3 mesi, addirittura il titolo è partito inizio dicembre dopo il referendum Renzi, me lo ricordo bene, quello sulla riforma costituzionale, non sei l'unico che se lo ricorda. hanno aspettato quel momento che ha generato alta volatilità sui mercati, l'ultimo picco di volatilità che abbiamo vissuto nel 2016, e poi finalmente il titolo è partito al rialzo, quindi sarà lunga a mio avviso la strada per ritrovare forza rialzista anche di lungo periodo. Chiaro che in intraday mi basterebbe, non è poco, un recupero dei minimi posti in area
10,80 come dicevi tu prima giustamente, ma sostanzialmente il prezzo di apertura, questo vorrebbe dire che Unicredit in giornata va ad annullare totalmente tutta la discesa, diciamo, che sarebbe una strada lunga, sì. La vedo difficile, fino a prova contraria conviene, chiaramente è indiscutibile dover andare a shortare i rimbalzi, a mio avviso. Allora, siamo sui massimi di spread, abbiamo superato ampiamente il 3,25 che era il massimo relativo di metà ottobre, siamo arrivati a 3,33, però per i più attenti avranno notato anche che ci stanno comprando pesantemente CDS sull'Italia, sul 5 anni siamo adesso a 280 punti circa, quindi insomma poi ancora da capire se picchiano sul CDS per poi lavorare sullo spread o viceversa. Questa è una cosa che ci rimane il dubbio. Stavo guardando anche il Bund Emerit, perché dai minimi fatti segnare alle 9 circa durante l'apertura del cash in Europa ha fatto una salita da 160 ai 54, sì, a quasi 161, ha guadagnato uno 0,4, quasi mezza figura. E a mio avviso l'aumento dello spread, e poi è una questione insomma matematica, è più dovuto alla salita del Bund che non alla discesa del BTP, che effettivamente, se da dire, è sceso, perché anche il BTP ha perso 0,66. Sì, anche il BTP ha perso oltre mezza, addirittura quasi una figura sui minimi di discesa dalle 8,40 circa, 8,45 di questa mattina. È passato da 120,64 addirittura a 119,3, quindi allora, ti fermo un attimo, Nicola, perché mi ero messo un segnale, i telespettatori magari quelli più assidui se lo ricorderanno, avevamo messo un allarme sulla Juventus a 1 euro, che mi è apparso adesso, infatti siamo a 1,0020, quindi ritorniamo in area acquisto anche qua. Se vi ricordate, nei giorni scorsi avevamo detto che c'era la possibilità di ritornare su quella quota 0,90 dove c'era un eventuale bel livello di reingresso, e ci stiamo arrivando piano piano, anche qua sembra facile arrivarci, anche se abbiamo una trendline rialzista e passa più o meno adesso sullo 0,94, c'è da rompere questa e poi arriviamo sullo 0,90. Allora, devo andare in pausa, resti con me? Volentieri. Pausa e poi seconda parte di Trading Room. Regalo solo con Italia Oggi 7, l'inserto speciale di 40 pagine con la classifica sulla qualità della vita nelle province italiane. Da lunedì 19 novembre il regalo solo con Italia Oggi 7, in edicola. Fuoco di Spade, la nuova stagione, ogni martedì dalle 21 e subito dopo la storia delle armi, su History. Inconfondibile campanella che ogni giorno chiude la seduta della borsa valori più grande del mondo. Questa settimana Class CNBC sarà in diretta tutte le sere dal floor del New York Stock Exchange. Analisi e commenti esclusivi, breaking news, le voci dei grandi protagonisti. Saremo l'unica TV italiana a raccontarvi Wall Street direttamente dal desk dei traders. Closing Bell, tutte le sere, 22:10 su Class CNBC. Allora, 349-8275-983, sempre in compagnia di Nicola Pala. Stavamo discutendo un po' su tutto quello che sta succedendo sui mercati finanziari a partire dal nostro indice. Siamo andati a fare un giro sugli obbligazionari. Forse ci manca il DAX. Il DAX i livelli ancora non l'abbiamo dati. Meno 1,11 al volo, 11.105 punti. In questo momento sta limando un po' le perdite, anche se rimane abbastanza venduto anche il DAX. Che dici? Quali sono i target qua? I minimi di, cos'è, 20 di
25 ottobre? Assolutamente sì, anche per me quello è il target. Chiaramente abbiamo minimi su DAX posti in area appunto 11.050 punti circa, mi pare il minimo fosse stato 11.041 punti di future. Già 11.100 punti potrebbe essere un'area interessante dove costruire un qualche segnale rialzista per almeno generare un ribalzo del mercato. Quindi non vado in maniera millimetrica, perché il primo a non essere un chirurgo è il mercato, quindi non vedo perché devo fare il chirurgo io. È tutta un'area sensibile, chiaramente. Da qua sono partiti, è partito un rimbalzo che ha generato dal 26 ottobre scorso un rialzo di, vado a verificarlo sul grafico, di 600 punti di DAX Future. Quindi chiaramente questo livello sensibile orizzontale è importante, perché se dovesse essere rotto a ribasso chiaramente porterà ad accelerazioni ribassiste, però tutta l'area compresa fra 11.000 punti e 11.100 punti è un importante target short. E per il verso, se noterò un qualche segnale long già durante la mattinata, Emeric, sono pronto a provare a comprare DAX in ottica di rimbalzo, con un primo target in area 11.150 punti circa. Addirittura. Quindi sono 50 punti, sì, 50 punti dai, buttali via, dai valori attuali, assolutamente sì. Non ho segnale al momento, non ho alcun segnale. Ci sono. Sarà un po' rischioso tentare prima dell'arrivo a 11.020 e qualche cosa, tentare un long. Guarda, per me tutta l'area fra 11.000 punti e 11.100 punti è tutta un'area sensibile, perché cosa può succedere? Può, e quello che tipicamente accade sui mercati, non si riparte magari dal minimo preciso precedente di mercato, ma parte, inizia una ripartenza o poco prima, quindi leggermente in anticipo rispetto ai minimi fatti segnare dal mercato nelle settimane precedenti, oppure si va a fare una falsa rottura dei minimi, una trappola per ribassisti, e quindi poco sotto si riparte. Quindi preferisco andare a provare a comprare DAX a 11.100 o a 11.000 piuttosto che, in corrispondenza del minimo di fine ottobre, a 11.040 punti circa. Poi chiaramente non lo vado a comprare solo perché c'è un livello sensibile orizzontale, voglio vedere una reazione del DAX, voglio vedere un segnale rialzista abbastanza deciso. Per adesso vedo soltanto impulsi ribassisti forti, piccoli rimbalzi con piccoli volumi e poi di nuovo impulsi ribassisti. Se vuoi fare long, è quello, è long proprio di strettissimo respiro, roba anche intraday e neanche overnight. No, non andrà assolutamente, non se no per il resto short tutta la vita in questo momento. Assolutamente, sono d'accordo con te, Emeric. Shortare rimbalzi, potrei andare a valutare un long multi-day solo se una volta entrato magari su un segnale intraday riesco a portarlo a fine giornata in gain, quindi vado overnight perché sono in gain. Ma l'altro presupposto fondamentale è un po' come dicevo prima su Unicredit, il recupero dei prezzi di apertura. Anche sul DAX voglio che il prezzo di apertura, quindi sul future abbiamo 11.189 punti, venga recuperato, quindi tutta la discesa fatta questa mattina venga totalmente annullata. Allora valuto un long anche overnight, quindi anche multi-day, se no cerco soltanto. Sì, sarebbe un bel segnale riacquistare tutta la discesa, però sì. Per ora c'è, cioè, il rimbalzino si sta verificando, adesso stiamo perdendo l'1%, siamo 18.630, però forse è solo una questione tecnica per andare a ritestare magari il 18.7 e poi ricominciare a scendere. Vediamo quello che succederà nelle prossime ore. Buongiorno, la notizia che Mustia ha comprato 50.000 azioni UCG a 11.30 è una bufala, grazie Raffaele. No, in realtà c'è, l'ha dichiarato lui, poi ovviamente nella sezione interna al dealing di Borsa Italiana verrà reso noto. Non penso che vada a raccontare cose non vere, soprattutto perché è amministratore delegato, quindi va bene, andiamo avanti. Buongiorno, volevo chiedervi cosa ne pensate riguardo la forza che potrebbe avere l'indice italiano rispetto a quello spagnolo.
Allora, vediamo subito, vado a aprire l'Ibex. Ma sai che l'Ibex non lo guardo da Madrid? Lo apro subito sul chart, 8.900 perché non lo seguo nemmeno io. 8.925 punti in questo momento sull'Ibex 35. Io ho il cash su questo mercato. Andiamo a prendere magari un po' di... anche qua la tendenza ribassista è abbastanza marcata sull'Ibex 35, ma francamente lo vedo, allora sull'Ibex c'è questa mezza cosa, perché proprio sul minimo di oggi è stato raggiunto il minimo della seduta del 6 di novembre. Se perde il minimo di oggi, tra l'altro l'ha leggermente anche bucato a ribasso, però se perde il minimo di oggi l'Ibex io non lo vedo benissimo, e lo vedo a ridosso degli 8.646, e che sono i minimi di ottobre, di fine ottobre. Guarda, sto aprendo l'Ibex Emerick perché non è un future che seguo, però già guardando un grafico daily noto subito che i minimi del 25-26 ottobre sull'Ibex sono in area 8.600 punti, e in questo momento è molto più lontano da quei minimi di quanto non lo è il nostro future, che sostanzialmente è andato a fare un minimo poco fa di 18.520 punti, quando i minimi di periodo sono un 150 punti più bassi. Sì, quindi in questo momento quello che ha più forza, adesso non ricordo se l'ascoltatore diceva che era più forte l'Ibex o la forza che potrà avere l'indice italiano rispetto a quello, è un po' in questo momento è il contrario, perché a livello grafico l'Ibex è molto più lontano da quei minimi fatti segnare un mese fa, e noi siamo invece molto più vicini. Cioè, quindi... dire che sai che l'escursione tra i minimi sull'Ibex, i minimi di fine ottobre e i massimi relativi di 10 di 8 novembre, 9.002 sono i massimi relativi, mentre i minimi sotto 8.624. Fammi fare una 8.006, percentuale al volo, perché sono curioso, perché secondo me l'escursione tra i massimi e i minimi qua sull'Ibex è più ampia rispetto al nostro mercato, però volevo avere circa un 7% forse. Guarda, te lo dico solo, qualcosa... 9.002 diviso, facciamo 8.000, prendiamo l'8.630, 8.630 meno 1%, sono 6,60 sull'Ibex l'escursione. Invece sul nostro mercato abbiamo i massimi relativi intorno ai 19.500, 5,50, 18,4 18,4 di minimo, precisamente 360, 6,2, no, lo stesso 6,2, quello e noi ci siamo rimangiati quasi tutta la salita fatta fine ottobre inizio novembre, mentre invece l'Ibex ha precisamente pubblicato un 50%. Tra l'altro sull'Ibex ho ragione il nostro telespettatore, cioè. Un interessante livello sull'Ibex in area 8.815 punti circa, oggi abbiamo fatto minimo 8.863 sull'Ibex, quindi andrei a monitorare 8.815 punti circa per provare un long, perché una volta che ho valutato che l'indice spagnolo è più forte di quello italiano, se devo provare un rimbalzo, se devo provare operatività long, chiaramente la vado a tentare sul più forte. Quello che molti trader non fanno, addirittura fanno il contrario. Difficilmente troveremo un trader che va a comprare un titolo che già alle 11 di mattino si trova a più 3%, e quel titolo probabilmente tenteranno di shortarlo, no? Si dice, cioè, poi è salito troppo, deve scendere un po', deve pullbackare un po', e un fattore vincente è proprio cercare di ragionare in maniera opposta, cioè andare a comprare il più forte e andare a vendere il più debole. Allora, come mai Nvidia è crollato? L'ho preso a 2,50, è crollato perché le cripto si sono rivelate per quello che sono. Stanno perdendo parecchio, il Bitcoin. Ah, tu sei uno cripto? No, io guardo, mi limito a osservare, analizzare e cogliere i segnali. Ne ho avuti tanti, per rispetto verso i nostri telespettatori ho sempre lasciato stare le criptovalute, perché trovo che sia difficile già con le azioni, i future, le obbligazioni, se poi andiamo a aggiungere delle cripto finisce che i soldi
volano via, come poi si è rivelato. Volatilità enorme, enorme volatilità, enorme rischio. Enorme rischio cosa vuol dire? Chiaramente, se il rischio lo gestiamo bene, potrebbe anche generare enormi guadagni, ma se il rischio lo gestiamo male, potrebbe andare a generare enormi perdite. Quindi più c'è rischio e più è difficile chiaramente gestire l'operatività. Ok, in bassa volatilità è più facile gestire le trade, si è anche meno esposti a una, al fattore emotivo, no? Certo. Quando tu tradi un bitcoin sai che un giorno può fare l'1%, ma il giorno dopo può tranquillamente fare il 10-15% di escursione. Quello che io lascio stare. Site piccole e il rischio è chiaramente elevato. Una volta che ne sei consapevole puoi anche farlo. Anche io preferisco magari cercare operatività su strumenti meno volatili e andare ad alzare la size, quindi ho un controllo maggiore delle escursioni di prezzo, riesco a gestire meglio la trade, piuttosto aumento la size per avere stop loss più grandi, perché se capita lo stop loss è più grande e guadagni più grandi. Ma in tutto questo Nvidia è crollata ovviamente perché ha fatto dei super numeri quando c'era la bolla Bitcoin, loro facevano schede fanno schede grafiche che insomma sono state acquistate a mani basse, tant'è che addirittura le scorte di schede grafiche vennero a mancare. Ora che la storia del Bitcoin è andata nel nulla, i conti ne patiscono e adesso sono, diciamo che poi c'è stato il gapettone dovuto al profit warning dei 200, siamo arrivati ai $144, il nostro telespettatore ce l'ha in carico a 250 e francamente starei attento alla rottura dei $140 perché quello è un supporto statico abbastanza importante e se perde quello il prossimo target lo rivediamo per Nvidia a 120 e poi ai $100, quindi no, forse provare a assumersi la perdita non è neanche così grave. Difficile dare un consiglio a Emerick quando hai un titolo in carico a $250. Io quello che dico è questo era da chiudere a 233, eh? A 233 la rottura di 233 era da chiudere, era un segnale, sì. C'era un altro segnale alla rottura dei 225 che era da chiudere anche lì e poi basta, poi è crollato, quindi forse c'era anche il $200 in soglia psicologica. Sta scendendo a picco, c'è molta forza, sì. Ribassista, quello che consiglio io è sempre definire a priori uno stop monetario, sì. Quindi una volta che andiamo ad intaccare, a perdere con una trade il 2, massimo 3% del capitale dedicato al trading, quell'operazione in qualunque punto si trovi, qualunque configurazione grafica si sta mostrando, ma c'è un livello dal quale può rimbalzare, posso perdere di meno eccetera, si è raggiunto lo stop monetario, massimo esagerare il 3% del conto, l'operazione va chiusa. Perché poi molti trader, ed è una domanda che spesso faccio Emerick ai trader, se tolgono dalla loro storia di trader l'operazione peggiore o le 5 operazioni peggiori o le 3 operazioni peggiori, si ritrovano ad essere storicamente non più in perdita ma addirittura in guadagno, perché sono poche perdite enormi che vanno a distruggere magari 10, 50, 100 operazioni. Anche perché psicologicamente è la cosa peggiore, magari trasformare un guadagno in una forte perdita, o lasciar correre una perdita, poi nelle operazioni successive viene tutto più complicato. Nicola, siamo in chiusura, grazie mille Nicola. Grazie Emerick, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, terminiamo qui la prima parte della fascia trading, andiamo in posa, ma cominciamo con le obbligazioni. È già numerosi gli SMS, vi ricordo 3, 4